Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video. Se non mi conoscete, invece, ragazzi, siete capitati sul mio canale così un po' per caso, io mi presento, sono Roberta e benvenuti nel mio canale. Se non lo fate ancora, ragazzi, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per non perdervi tutti i prossimi video e seguitemi anche su Instagram perché nelle mie stories troverete sempre aggiornamenti e novità in tempo reale. Vi lascio qui nell'info box il link del mio profilo. Allora, ragazzi, il video di oggi è un video unboxing haul di Temu. È scoppiata un po' la Temumania, no? Cioè, non so se avete notato, io vedo Temu dovunque, cioè anche quando sul motore di ricerca, appunto, cerco qualcosa, mi esce sempre Temu. Perché? Questo perché, ragazzi, perché è una piattaforma su cui trovate veramente di tutto, ragazzi, di tutto, cioè vuol dire veramente di tutto, dall'abbigliamento agli elettrodomestici, all'home decor, piante, cioè ragazzi, veramente di tutto. Ho già avuto modo di collaborare con loro e mi sono trovata super super bene con i loro prodotti. I prezzi sono pazzeschi, assolutamente assurdi, cioè veramente super bassi, ma la qualità devo dire che è davvero buona. Quindi io mi sono trovata molto bene e con i loro prodotti. Se volete appunto andate a vedere il video precedente perché ovviamente erano prodotti di un'altra categoria. A sto giro invece ho scelto delle cose un po' più, diciamo, utili, un po' più di ordine casa e poi appunto vi dirò anche perché insomma sono anche propedeutici, diciamo, a un qualcosa di cui ancora non vi parlo, ma che a breve appunto vi svelerò. Quindi diciamo che ho preso un po' di cosine appunto di casa ordine, ecco, diciamo così, e comunque cose per la casa, quindi non abbigliamento, non accessori, eccetera, eccetera. Quindi ragazzi, scaricate l'app di Temu e cliccate sul link che appunto vi lascerò qui in descrizione perché avrete anche un 30% di sconto e troverete tutta la selezione dei prodotti appunto che ho scelto io. Ovviamente vi ripeto, su Temu trovate veramente di tutto, quindi date uno sguardo comunque in generale al loro sito comunque appunto scaricando l'app perché è molto più semplice e veramente troverete tutto ciò che vi serve. I tempi di spedizione anche sono veramente abbastanza veloci. E quindi ragazzi, insomma, finora Temu veramente approvato e nulla, quindi apprestiamoci ad aprire il pacco che appunto mi è arrivato. Lo apriamo insieme, mi sono armata di forbici e coltello bello affilato e vediamo un po' perché io, tra l'altro non mi ricordo neanche più, cioè sì, qualcosa mi ricordo di quello che ho preso, però alla fine molte cose che io scelgo non sono quasi mai disponibili e quindi poi loro mi mandano comunque delle cose a loro scelta. Quindi insomma sarà anche un po' surprise per alcune cose. Allora, quindi cominciamo da questa cosa che mi incuriosisce perché sta in una scatola a parte. Una scatola a parte, vediamo un po'. Apriamo insieme. Vediamo se questa è una cosa che ho scelto io. E me l'hanno mandata loro. No, questa qui me l'hanno mandata loro, non l'ho scelta io. Ed è praticamente un porta oggetti. Potete scegliere di metterci trucchi, gioiellini, non lo so. Vedete, sono cassettini, però al loro interno hanno questi scompartimenti così. Quindi sono un po' tipo diciamo, i portaoggetti di Muji, per intenderci, però ovviamente. E, diciamo, su Temu ne trovate di tantissimi tipi, tantissimi colori, tantissime forme. E ovviamente i prezzi sono nulla a che vedere con quelli di Muji, ovviamente, perché questi hanno dei prezzi super accessibili, però vedete, hanno comunque una buona qualità, cioè una bella plastica consistente. Quindi nulla, questo non l'avevo scelto io, me l'hanno inviato loro, però insomma. Può essere anche utile per organizzare gioielline, insomma, e cose del genere. Passiamo a quest'altro scatolino invece. Vediamo un po' cosa c'è qui. Ah, questo è bellissimo. Questo nemmeno l'avevo scelto io, però mi è piaciuto tantissimo. Questo in realtà è un completo con altre, però forse mi hanno mandato solo questo, non lo so. Comunque, anche questo è un contenitore in vetro con questo tappo a pallina fatto di sughero. Secondo me è bellissima, ragazzi, veramente super di design, cioè non lo so, lo trovo
veramente molto bello. Questo viene anche con altre due dimensioni che non credo mi abbiano mandato. E vabbè, mi hanno mandato solo questa dimensione qui, però insomma potete metterci, che ne so, il caffè, potete metterci lo zucchero, potete metterci, insomma, gli altri contenitori sono più grandi, quindi potete metterci la pasta, i cereali. Insomma, potete un po' utilizzarli come meglio credete. Questo è molto carino, secondo me, anche da esporre, quindi è anche un oggetto un po' di design. E quindi super super carino. Allora, queste sono delle grucce. Queste sono delle grucce molto molto comode perché potete appenderci i pantaloni e su una sola gruccia 1, 2, 3, 4, ben 5 pantaloni ci entrano. Quindi veramente super super utili e super comode. Anche queste non le ho scelte io, però comunque non lo so, le trovo veramente molto molto utili. Poi apriamo quest'altro pacchetto qui. Allora, questi sono di, come vi dicevo, appunto Casa Ordine. Ho ordinato tutti questi ordinette, io li chiamo, non so come si chiamano, comunque contenitori. E perché appunto mi servono. E questi sono di varie dimensioni. Vedete, sono quei contenitori comunque morbidi che poi riempite fino all'inverosimile. Almeno io li riempirò. E ci sono da vari litri, ecco. Io ho preso questi qui di varie dimensioni, però abbastanza grandi perché mi servono abbastanza grandi. Vedete? Si aprono e poi hanno anche questa parte davanti in plastica dove voi potete anche vedere cosa c'è all'interno, quindi super super comodi. E niente, di questi ne sono arrivati 1, 2, 3, 4, 5 e il pacco da 6 praticamente. Mi sembra che siano di varie dimensioni. Comunque vabbè, belli capienti e quindi contenitori. Poi quest'altro mi sembra sempre una cosa del genere. Ah sì, questo qui invece è di quelli lì che servono, diciamo, da mettere nell'armadio. Vedete, hanno qui questa parte che si attacca alla sbarra dell'armadio. E poi c'ha i vari scompartimenti, quindi potete metterci, diciamo, maglioni, cose, diciamo, piegate, ecco, che non volete appendere alle grucce. Quindi anche questo è molto comodo. Ok, ragazzi, in realtà mi sono ricordata che c'erano due pacchi, mi sembravano un po' poche, insomma, quelle cose. E lei, insomma, mi aveva avvisato che mi sarebbero arrivati in due pacchi, quindi sono dovuta scendere a prendere l'altro pacco perché non ce l'aveva il portiere, perché ero fuori Milano, ero in Alto Adige quando mi è arrivato, infatti il corriere mi aveva anche chiamato. Comunque va bene, quindi apriamo anche quest'altro, speriamo che in quest'altro ci sono gli altri contenitori di vetro con la pallina di sopra e sopra perché mi sono piaciuti da morire, quindi spero mi abbiano mandato tutto il set. Allora, quindi apriamo anche quest'altro pacco. Allora, in realtà no, non mi hanno mandato altri di quei contenitori, peccato, li prenderò io perché mi sono piaciuti veramente tantissimo. Allora, quindi aprendo il primo sacchettino, questo qui l'ho trovato. Allora, questo è diciamo un porta uova da mettere nel frigo. Eccolo qui. Mi è arrivato rotto. Ok, i corrieri ovviamente non fanno mai, mai, mai attenzione. Vabbè, mi è arrivato rotto, ragazzi, però era un portauova da mettere nel frigo, quindi anche comodo, però niente, praticamente durante la spedizione me l'avranno rotto. Comunque, andiamo avanti. Poi questo qui, che cos'è? Non lo ricordo più. Ah sì, questo praticamente è un porta sacchettini. Quindi praticamente io tutti i sacchettini della spesa ce li ho tutti ammassati, insomma, mi danno fastidio. Invece questo qui può essere
molto comodo, quindi ci metterò tutti i sacchettini dell'Esselunga, dell'MD, della Lidl, insomma, dove vado a fare la spesa, e li terrò tutti comodi, e questo lo appenderò dentro all'armadietto della cucina, quindi anche questo è super, super comodo. Vi ho detto tutte cose di casa ordine, praticamente. Poi mi è arrivato questo rullino di felcro. Vedete questo qui che potete praticamente tagliarlo e insomma può essere comodo per legare ad esempio dei fili, insomma può essere utilizzato per varie cose. Anche questo non l'ho scelto io, me l'hanno inviato loro, però anche questo può essere molto utile. Poi questo qui, vediamo, è un pacchettino a parte, vediamo cosa c'è. Ah sì, questo è un portagioie. Anche questo non l'hanno inviato loro, non l'avevo scelto io. Vediamo com'è fatto. Eccolo, molto molto carino. Si apre così e ci mettete. Allora, questi sono. Bisogna metterli così. E voilà. Ah, qui praticamente. Ah, vedete, c'è un doppio fondo. Allora. Qui potete mettere appesi magari i necklace, cioè le collanine che poi finiscono in questa taschina qui, e le separate con questi appositi gancettini, di modo che non si aggrovigliino. Poi c'è questa parte qui traforata per mettere i vari orecchini. Poi qui la parte per gli anelli e qui magari i braccialetti, eccetera. Molto molto carino, comodo, magari anche da portare in viaggio, secondo me, ed è questo colorino rosino molto molto chiaro e il materiale è molto bello, è tipo similpelle, anche bello morbido, imbottito sopra, quindi niente, molto carino. Poi questo qui invece l'avevo scelto io, mi è piaciuto moltissimo, diciamo il design e anche il colore. E questo è un contenitore perché ci volevo mettere, diciamo, non so se la skincare oppure i trucchi. Comunque è un contenitore in plexi, mi piace tantissimo questo colore, il dettaglio comunque dorato, da mettere nel bagno così da esposizione, è carino, su una mensola, e metterci tutti i prodottini, o skincare o comunque trucchi, quelli che non uso praticamente tutti i giorni io nella trousse, ma io ho milioni, miliardi di trucchi. E quindi ovviamente quando ero a Napoli, non so se vi ricordavate, avevo proprio tutta il mobile con lo specchio con le luci, vabbè, ovviamente avevo molto più spazio lì. Qui, non potendolo fare, mi sono dovuta un po' arrangiare. E quindi, insomma, magari qui potrei mettere tutto il make-up che non uso tutti i giorni che ho nella trousse. Quindi, comunque, anche doppioni, perché ovviamente varie cipre, varie terre, varie blush, vari fondotinta. Quindi, insomma, mettere tutto il make-up qui. Però non so se ci entra, forse metterò in più la skincare. Comunque mi piaceva da esporre nel bagno perché è carino. Quindi questo qui. Poi vediamo, qui c'è un altro contenitore stile Muji. E questo non so per cosa potrebbe essere utilizzato. E questo qui. Magari potete metterci, non lo so, dei cotton fioc, oppure, non lo so, dei dischetti struccanti, insomma, vari portaoggetti da bagno. Poi, questo cos'è? Ah, sì, queste le ho scelte io, sono super carine. Sono delle mensoline. Altalene, diciamo, delle mensoline, le volevo mettere in bagno. Allora, praticamente, eccole qui, si appendono così al muro e poi qui ci mettete magari delle piantine o delle piantine grasse e magari ci potrei mettere quelle perché appunto nella foto appunto c'erano proprio delle piantine sopra. Mi piaceva da morire comunque, quindi sono super carine secondo me. Così si appendono al muro. E potete metterci appunto delle piantine grasse, o non lo so. Ed è il set da due. Eccolo qui. Sono veramente super super carine. Queste sono fatte di legno e poi c'è il cordoncino. Le vado a
a mettere poi subito, appena finisco di girare il video, le vado a sistemare. Poi questa è un'altra cosa per l'armadio, sempre casa ordine, appunto, come vi dicevo. E sì, è sempre una gruccia, praticamente si monta così, ecco qui. E praticamente qui potete appenderci foulard, sciarpe, cinture, quindi tutti quegli oggetti un po' lunghi, cravatte nel caso di uomini. E quindi anche questa, insomma, può essere molto utile all'interno dell'organizzazione dell'armadio. Poi questo qui me lo ricordo perché l'ho scelto io. Allora, non so se vi capita, ragazzi, in lavatrice che si rovinino i reggiseni, o addirittura il reggiseno rovina altre cose perché hanno i gancetti praticamente che si infilano e vi rompono le cose. E quindi ho preso questo, vedete, questo contenitore per mettere il reggiseno qui dentro e metterlo in lavatrice e lavarlo comodamente separato, così non si rovina e non rovina anche le altre cose, non fa danni, quindi anche questo è super comodo. Poi passiamo a altra roba, questi sono contenitori per sottomuto, quindi anche questi, insomma, sono super comodi per mettere, per conservare comunque il piumone. Ad esempio, insomma, tra un paio di mesi dovremo levare i piumoni dal letto, lo mettete qui e poi vedete, c'è la valvolina, qui si apre con l'aspirapolvere, aspirate via tutta l'aria. E ragazzi, super comodi questi sacchettini, ve li consiglio. Quindi in questo ci metterò il mio piumone, perché comunque lo tenete anche riservato, insomma, dalla polvere, occupa meno spazio, quindi questa è una cosa che mi serviva, infatti anche questa l'ho scelta io. Poi questo è sempre, deve essere sempre un organizer, penso per armadio, eccetera. Vediamo. Ah no, questi sì. Questi li ho ordinati io, sono degli organizer da cassetto per la biancheria intima. Quindi ho un cassetto veramente vergognoso della biancheria e quindi questi qui sono veramente super comodi, vedete? Sono fatti così, adesso sono stropicciati perché poi si devono riempire. Comunque, vedete, ci mettete tutti gli slip, i calzini, e questo è un pack da 3, quindi c'è un altro, 1, 2 e 3, quindi li mettete nei, sono anche morbidi, quindi insomma è anche comodo perché prendono la forma del cassetto, insomma, cioè non sono rigidi, quindi è più facile anche inserirli. E quindi qui ci metterò slip e calzini, ragazzi, perché un cassetto veramente indecente della biancheria. E poi questo è l'ultimo oggetto. Vediamo. Questo qui è questo è quello invece che va nell'armadio, vedete, è praticamente sempre un organizer per l'armadio, per inserire comunque, occupa poco spazio, però potete inserirci, vedete, come se fossero delle mensole, dei cubotti, però morbidi, quindi non occupano spazio e potete inserire un sacco di cose all'interno dell'armadio, quindi soprattutto per i single qui a Milano che vivono in 40 metri quadri, perché ce ne sono tantissimi, cioè a Milano veramente si hanno case minuscole, cioè la mia si è piccolina ma decente comunque, cioè comunque vivibile, però ci sono case veramente, cioè persone che vivono anche in 30-40 metri quadri. Quindi è importante ottimizzare tutti gli spazi, quindi questi single di Milano sono per voi. Sono molto molto comodi tutti questi aggeggini per organizzare gli spazi negli armadi, sono veramente stracomodi. E nulla ragazzi, questo era il mio haul, speravo che mi arrivassero anche le altre due size di quel barattolino in vetro con la pallina, perché l'ho adorato, mi è piaciuto tantissimo, magari vabbè li prenderò la prossima volta. E nulla, comunque da Temu veramente trovate di tutto, quindi home decor, decorazioni, piccoli elettrodomestici, abbigliamento, bijou, accessori per animali, cioè ragazzi veramente trovate tutto, 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 quindi se cercate qualcosa andate su Temu, scaricate l'app.
e sicuramente troverete quello che cercate. Quindi nulla ragazzi, vi lascio sempre tutto qui in descrizione, il link degli articoli selezionati, il codice sconto, quindi avrete il 30%, insomma, se volete ordinare qualcosa inserendo il mio codice. E nulla, quindi anche per oggi il video finisce qui. Io vi saluto, vi mando un super mega bacio come sempre, ci vediamo super presto con un nuovo video.